Andiamo a visitare una eccellente azienda agricola di Rocca Bascerana. Benvenuti nella nostra azienda, azienda Savoia, che è un'azienda a carattere familiare, nasce dalla nostra tradizione di allevatori e casari. Alleviamo vacche pezzate rosse, circa 74 capi, di cui 35 in lattazione, e abbiamo un laboratorio aziendale di caseificazione, oltre che ad una pasticceria, ad un punto vendita attrezzato ed un'agrigelateria. Il nostro mondo è un mondo familiare, rurale, con ritmi lenti e ripetitivi. Ogni giorno facciamo sempre le stesse lavorazioni. La mattina la sveglia alle 5, ci rechiamo nella stalla, effettuiamo la pulizia e la mungitura degli animali. Poi il latte appena munto, come con una processione, viene accompagnato lentamente al caseificio e si cominciano le lavorazioni. Decidiamo quali sono i prodotti freschi che dobbiamo lavorare, la mozzarella, il caciocavallo, e poi decidiamo anche gli stagionati, il formaggio, la toma, e dopo circa 3 ore e mezza si fa la prova di filatura e si lavora la mozzarella e il caciocavallo. Il nostro modo di crescere e di avere a che fare con gli animali è tradizionale. Noi cerchiamo di farli dormire sulla paglia come facevano i nostri nonni, gli facciamo mangiare cereali schiacciati e foraggio e in più nei mesi invernali, quando non è possibile portarli al pascolo, gli facciamo mangiare il fieno, che è l'erba del nostro territorio che noi raccogliamo e somministriamo. Tra la gamma di prodotti che vi ho presentato, particolare rilievo hanno lo yogurt probiotico e il formaggio lattica spalmabile. Il formaggio lattica spalmabile è stato il risultato di un progetto di ricerca condotto dalla Regione Campania con l'Università del Molise e con l'ISACNR, l'Istituto di Scienze dell'Alimentazione di Avellino. Abbiamo imparato a produrre un formaggio innovativo, un formaggio spalmabile ricco di fermenti lattici probiotici, quei fermenti buoni che fanno molto bene all'organismo e che noi assumiamo quando nasce un bambino con il primo latte materno. Oltre a questo facciamo la stracchinata, che è un formaggio classico, tradizionale, la classica caciotta, e poi la chicca sono i caciocavalli. Io faccio questo lavoro perché mi piace questo lavoro, perché mi piace questo posto, perché voglio difendere questi territori. Io quando vado in campagna coltivo la terra, sto attento che non si appicchino incendi, faccio una salvaguardia del territorio e mi sento parte di questo territorio. E sono contento anche quando vado fuori, quando vado a Napoli, quando vado fuori provincia, che mi dicono: ah sì, Rocca Bascerana, c'è l'aria buona, ci sono i salumi buoni, ci sono i formaggi buoni. Questo per me è motivo di grande orgoglio.